andare invece da Girolamo Laquaniti, Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, lo sapete bene, non vorrei essere nei vostri panni, perché mi sto chiedendo da parecchie ore com'è che voi poliziotti farete a capire quando l'affetto è stabile o non lo è, se quella relazione è una relazione seria, cioè che domande farete, cosa chiedete, certificazioni particolari con stralci di lettere d'amore, mi racconti un po', Laquaniti. No, noi confidiamo che le nostre richieste di avere delucidazioni chiare su cosa si intende per stabile, su cosa ancora si intende per congiunto. Ieri ho sentito qualcuno parlare che a suo giudizio la parentela si estende fino all'ottavo grado, normalmente in diritto si applica fino al sesto grado. Sulla questione dei congiunti credo che al di là della legittima ironia sarà fondamentale chiarirlo, anche perché soprattutto nel momento in cui si parla dei rapporti affettivi, perché poi stabile è un concetto aleatorio, io devo ricordare una cosa, ci sono una miriade di ragazzi dai 18 anni in poi i cui sentimenti hanno lo stesso valore di quello che hanno le persone con qualche anno di più. Motivo per il quale, provo a dare un'idea anche se non richiesta al governo, o parliamo di quelle coppie che magari attraverso una posta certificata comunicheranno al comune che intendono stabilire provvisoriamente un domicilio congiunto con il proprio affetto, con il proprio legame, o se no diventa per noi oggettivamente impossibile. Qualcuno giustamente ha ricordato la Cassazione, ha detto che i fidanzati sono come i congiunti. Benissimo, la Cassazione ha tempi di accertamento che sicuramente non sono compatibili certo. Con un controllo guardi su strada. Guardi cosa dice D'Incà, il ministro per i rapporti con il Parlamento. Lei parlava di governo, dice i congiunti così chiamati sono tutte le persone a cui vogliamo bene. Io per esempio ne ho una quantità veramente grande di persone a cui voglio bene. Io voglio bene anch'io a tante persone, siccome faccio il lavoro che faccio probabilmente non me ne vogliono altrettante o così tante persone, non molte di meno, però è chiaro che in questo caso credo che si sfugga dalla possibilità di un controllo di polizia. Allora, sarà una raccomandazione ma un concetto giuridicamente diverso, perché questo vorrebbe dire che possiamo andare a trovare, e io non ho nessuna obiezione. L'amico di una vita. L'amico di una vita, l'amica di una vita, dobbiamo parlare anche degli amanti, parleremo anche degli amanti, insomma è chiaro che non bisogna può parlarne perché poi... loro esistono, ci sono, non sono un'entità astratta gli amanti, a me mi sono anche arrivate delle lettere bellissime su questo tema che però naturalmente non divulgo, invece posso divulgare una lettera che è arrivata, dillo a Mirta, di Livio che vive a Roma. Che da quasi 5 anni è innamorato della sua compagna che raggiunge nel fine settimana a Milano. Che bello, sono molto contenta che ci sono ancora storie d'amore per qualcuno tutte le settimane si mette in treno e va a trovare la sua fidanzata. Ma lui mi scrive, Livio, perché mi dice una frase bellissima, ve la voglio leggere. Ti scrivo perché sarebbe importante per il cuore e per l'anima di chi vive queste separazioni forzate capire se e quando potrà ricongiungersi con le persone care. Il cuore e l'anima, perché c'è anche questo. Ci sono i problemi economici, ci sono le regole, ci sta la pandemia, ma c'è anche il cuore e l'anima. Livio, eccomi. Ciao. Livio. Sì. Mi senti? Sì, ciao, buongiorno a tutti quanti. Si sente male, Livio? Eccomi. Sì, non si riesce a ricongiungere nemmeno con me, non solo con la fidanzata, ma anche con me si riesce a ricongiungere. Proviamo a sistemarlo, aspetta Livio, lo fate con la regia. Avvicinate il microfono. Allora, proviamo con la regia, io nel frattempo vado avanti con la Laquaniti, tanto sono metà di ecco, domande. Ecco, io per Livio, ecco, proprio per questo. Allora, ci per può andare a Milano, Livio? Tecnicamente in questo momento no, anche perché poi tra l'altro parliamo di regioni diverse. Però se vogliamo veramente prendere a cuore le esigenze sentimentali di persone che tra l'altro non necessariamente si trovano nell'ambito della stessa regione o dello stesso comune, incominciamo a pensare a un sistema con certificazione in modo tale che sia una cosa seria e verificabile dagli organi di polizia, in cui con una posta certificata al comune si dichiara che il legame stabile di quella persona è con quell'altra persona e solo con quell'altra,
E allora potremmo venire incontro a delle oggettive esigenze di quindi natura lei, scusi, sentimentale. Quindi, per essere chiari, lei mi sta dicendo che al momento, se ho un legame stabile, un affetto stabile con una persona fuori dalla regione in cui vivo, non la posso vedere al momento. Lei auspica che si faccia un ulteriore passaggio su questo per chiarirlo? Io auspico, guardi, siccome io non ambisco a fare il legislatore, credo che ognuno, soprattutto in questo momento, debba fare il suo lavoro. Il mio desiderio più grande è di avere regole chiare, okay, sulla base delle quali quindi poter dire agli operatori di polizia... Quindi però al momento Livio a Milano non ci può andare, ho capito bene? Così gli diamo una risposta. Al momento, essendo con questa distanza, non avendo ancora formalmente ancora chiarezza se il termine congiunto è quello del 307 del codice penale o ricomprende anche legami sentimentali, perché poi stabili non è un termine purtroppo giuridico, in questo momento io mi sento dire di no. Ripeto, aspettiamo le circolari, aspettiamo quello che diceva giustamente lei, le FAQ, le risposte alle domande più frequenti, per capire il governo quale interpretazione darà, okay, alle parole utilizzate dentro il DPCM. Allora, parliamo un attimo dei congiunti invece, quelli lì certi, no? Padri, madri, sorelle e quant'altro. Per andare a trovare un parente mi servirà l'autocertificazione? Sì, dal punto di vista dell'autocertificazione, anzi, per i collezionisti sta per uscire il sesto modello di autocertificazione, non è cambiato nulla. Le modalità per spostarsi prevedono ancora sempre questo famigerato modello di autocertificazione. Allora, scusi, perché queste sono altre lettere che mi arrivano a Google, abbiamo già più o meno detto lei ed io, però forse è importante tornarci su. Un parente anziano che vive in un'altra regione, ho fatto ieri l'esempio di mio padre che vive a Napoli, con l'autocertificazione posso andare a trovarlo? Mi arrivano tante richieste, ci sono tanti figli che hanno genitori per esempio al sud, non li vedono da un po', insomma è un tema questo. Allora, qui credo che la norma offra unicamente due possibilità, perché tendenzialmente la risposta purtroppo è no, a meno che ovviamente il genitore anziano sia soggetto bisognoso di cure, di sostegno, perché non completamente autosufficiente. Qui quindi si tratta di motivi di aiuto, motivi che portano allo stato di necessità per sostenere chi non è in stato di autosufficienza. Oppure nel momento in cui io ho mantenuto o la residenza o il domicilio presso il mio congiunto stretto, in questo caso, visto che la norma, scusi, parla della possibilità di rientro... E quello che lei mi dice vale anche se è vicino al confine, cioè io ne so, vivo in Lazio ma sono a 40 chilometri dalla Campania. Questo, esattissimo, anche su questo abbiamo chiesto un'interpretazione autentica, perché... Io vivo in una città bellissima come Verona, che ha Brescia e Mantova, che sono due città attaccate, e Lombarde, e ho tantissime persone che magari nel giro di meno di 10 chilometri hanno parenti stretti che però formalmente risiedono in Lombardia e non in Veneto. E quindi? E quindi ho bisogno che il legislatore mi dica, okay, se ci possono essere anche deroghe su quello non ci siamo, va bene, ok. Allora... No, no, che non ci siamo, serve riempire questi dubbi, perché i poliziotti non devono inventare le norme, le devono applicare, che sono due cose diverse. Allora,